No, Gasper, salta sul pick-up con me. Sì, ah, la trincea dov'è? Ok. Sali a bordo. Ti porto adesso in un posto che volevo farti vedere già da un po'. Ci ho portato prima anche qua. No, mi fai. Io non mi voglio imboscare con te, Ma Giuliano, no, ma che ascolta. Sei imboscare! È una cosa simpatico, più ma. divertente che abbiamo predetto anche nel primo episodio, di quello che potrebbe succedere alla fine di questa strada. Ah, sì. No, sai perché? Perché voglio viaggiare, perché c'ho il volante e quindi è troppo bello, guarda, fare anche solo farsi i fatti bene. Mamma mia, che sorpasso. Io adesso rallenterei un po'. No, guarda, è un test freni questo qua. Quando si Sì. arriva Ti sulla pesa, frena, bisogna frenare. No. Ah, titolo clickbait, ho ucciso Gasp. Ma noi siamo su ancora? Hai visto però che salto? Sì, Cioè sì. ragazzi, montacarichi qua, Proprio stile Top Gear. Non frena, non frena, non frena. Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel salotto di Gasp e Giuliano, dove a ogni giovedì pomeriggio chiacchieriamo con i nostri iscritti. Mi accompagna come al solito, come sempre, c'è Gasp. Ciao a tutti ragazzi. E in questo episodio facciamo un po' di trinciatura alla nostra maniera, dato che ci dobbiamo sempre distinguere. È un episodio in multiplayer, abbiamo trovato un ragazzo sul nostro server TeamSpeak pubblico al quale potete accedere tutti. Si chiama Samuele, il ragazzo che abbiamo raccolto da Lo server sapete, ci TeamSpeak. aiuta sempre, Eh sì, Samuele. ma ragazzi, sono posti limitati per ora perché ci sono pochi mezzi, quindi una o due persone massimo in più di noi, e quindi il primo che c'era, insomma, gli abbiamo chiesto vuoi registrare? E lui ha detto sì. Quindi, questa sera sono con il volante, perché così mi andava di registrare col volante, spero non sentiate troppo rumore sotto, e direi, Gasp, di partire subito. Ah! Sì. Piccola proprio nota, ho comprato la EDX, la nostra cara vecchia EDX o EDF come preferite, Ecco, ecco. insomma la seminatrice da mais da Amazon da 6 metri, e dopo ho noleggiato questo 6410 con relativo trencino da due Sì, file che acquistato, e è dopo un ho po' noleggiato sproporzionato. anche il Kaweco. Ragazzi, secondo me decidete voi poi, È se secondo trincino. me è il trincino sproporzionato e È non il troppo grosso. 6410 piccolo. E dopo ragazzi, sondaggio in alto a destra, a voi questa zavorra che è doppia, perché è un doppio elemento questa zavorra. C'è quello davanti che attacca, c'è quello dietro che attacca quello davanti. È A voi ragazzi, inguardabile. vi piace? No, è inguardabile. Cioè, peggio di così quel discone qui sembra un autoscontro di Luna Park. Cioè. Va bene, dai, Samuele salta sul 6410, io mi becco il fast track perché ho il volante e voglio utilizzarmelo. E Meno male che c'ho andiamo il. al campo 25. Ecco, bene. Faccio strada io, Gasp. Sì, vai, vai, io ti E seguo. sei già incartato. Meno male che mi hai lasciato la Lamborghini. La Lamborghini. Ma Sì. Lamborghini femmina o Lamborghini macchina, perché? Lamborghini Miura, così non si capisce. Samuele non si muove. È incastrato. Tra l'altro Guarda. questo. Parliamo un attimo anche di questo Kaweco, eh. Ah, sì, adesso appena arriviamo in campo è il primo che riempiamo e ne parliamo anche. Allora ragazzi, perché stiamo facendo il trinciato? Lo stiamo facendo per le nostre care amate vaccone, come dicono tanti, nei commenti, che abbiamo comprato nello scorso episodio. Allora, cerchiamo di guardare a destra e anche a sinistra che non ci sia. No, sta arrivando delle macchine, Gasp, non si può Sì, ad una fare. velocità stratosferica, tra l'altro queste due Lada stanno arrivando, Lada, lui le riconosce subito. eh. Sono Lada Io mi queste butto, qui. buttatevi Vai, anche voi. buttati che è morbido. Le sorpassiamo col fast track. L'Ada? Sì. No. Sì, Come dai. no? Non posso buttare fuori la freccia? Da che ce la faccio anch'io a sorpassarle, ecco. No, è una Come. cosa un po' illegalina, eh. Beh, Però mi fido, eh. dai, le sorpassiamo. Adesso le tira su col trincino, gli spacca il vetro dietro. Ragazzi, abbiamo in questa settimana, abbiamo fatto già tre live, ne abbiamo fatte una domenica, una lunedì e una martedì. Ok. E quindi io penso che meglio di così non si poteva fare. Che inchiodata! Una settimana più piena
Sul canale Gasper Giuliano non potevate trovarla, cioè anche domani ragazzi esce la replica dell'ultima live. Allora proviamo sto benedetto trincino, ti spiega tu Samuele, è un po' ridicolo eh. È un po' tanto eh. Poi con quella zavova lì dietro che è bellissima, proprio quel John Deere lì. Ma cosa bellissima. Dovrebbe noleggiare, perché comunque ragazzi ricordo che sono tutti noleggiati, un bello Z Forterra 150 e andava benissimo. Vai avanti Samuele. Guardalo, mamma mia la potenza e che raggio, che area di lavoro che ha, cioè... Vabbè dai, però pensavo peggio Ma anch'io. Chissà okay, quanto va però. Oh, non lo so. 10 va. Vedi, 10. Io ti consiglierei la GPS così tanto per sfruttare un po' più di larghezza di lavoro. Ehi. Ma più di così non si può, cioè, ah, buon sì. Dai, vai, vai allora. Penso. Ehi, già 1000 litri. Sai qual è il difetto? Che ci impiega un po' a partire il 64 lì. Sì, poi... un po' di delay. Turbo lag. Turbo lag. Sì, proprio, che qua non c'entra niente. La GPS mi sa che è un po'... non lo so, un po' tarata male, proprio appena no, appena. No, beh, secondo me non l'aveva drizzata. Comunque, ragazzi, mi aspettavo di peggio da questo trincino. E anche come litraggio del trinciato, mi aspettavo di peggio, perché non abbiamo ancora finito la fila e siamo già a 5000 litri. E quindi vuol dire che un po' ne faremo, gas. Sì, assolutamente. Tra l'altro io spegnerei i lampeggianti in campo, però. E poi, ragazzi, bisogna fare una nota al carro che si è attaccato dietro al Lambo. È un Kaweco, che sarebbe praticamente il Class in colorazione Kaweco. È proprio il pack di Vertex che trovate in descrizione. È lo stesso identico carro reskinnato in due maniere diverse. Allora, io dato col volante riesco a fare una retromarcia abbastanza decente. Ah, pensavo che facevi la fila in retromarcia. Ma sì, ma te la scordi, io non voglio tribulare anche mentre mi diverto a registrare. Col trincino. Aspetta, che devo fare un po' di... Utilizza il trincino, manovre. Divertimento sicuro. Ah, tra l'altro... Ma io non volevo pestare qua, ragazzi, scusate. Vai Samuele! Tra l'altro in un commento dello scorso video, no, praticamente, Plus mi ha detto che non ho risposto alla sua domanda, scusami perché mi ero... Sì. Non l'avevo proprio vista. Fermo Samuele, aspettami. Ecco. Ha scritto se mi piacciono i treni. Sì, molto. Anche no. Plus l'abbiamo fatto contento, eh? Okay, comunque okay. Ragazzi, è talmente veloce questo trincino che mi sa che riempiamo questo carro e vi faccio vedere lo scarico in trincea, dopo ci salutiamo e ce la facciamo tutta off camera. Ma sì, cioè nel senso, dobbiamo fare off camera questa cosa. Vabbè dai, però abbiamo coperto un quarto dell'area che copriva in una passata una Big X. Quindi dai. Allora, quanti metri è quel trincino lì? 2 penso. No. Sai, le barre sono 9 metri. Aspetta che guardo. 2-2. Ecco. Allora, 4-4, no, Gasper, siamo ben lontani da una corona. Sì, sono già sì, comunque sì, a più di 10.000 litri, ne? Vabbè, dai, quindi il capo quanto è da 20.000? 18.000. La 18. Preparati sotto che mi sa che andando nell'altro senso già. Facciamo lo scambio all'americana. Quanto andate? Andiamo a 10. Qua mi giro nel campo dei vicini come fa Gasp. Allora anch'io. Gasp è veramente un professionista nel distruggere le coltivazioni altrui. Sì. Ecco qua. Guarda il canotto come segue bene il... No, per quello è fatto bene, ma i canotti originali sono fatti bene. Ho avuto una grande illusione con la Class 860, mi pare di MB3D. La Jaguar? Sì, grande illusione perché fatta male veramente, non mi è piaciuta. E nulla. Comunque ragazzi, il volante è troppo bello, guardate cosa potete fare, cioè guardate. Tenendo così, bellissimo. Potete giocare a Farming? Sì, 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 sì. Lo sto usando adesso per esempio. Poi sì. Mi sono messo la croce laterale, ragazzi, in settembre, se riuscirò, vi farò un video in cui magari vi spiego i comandi, come ho settato, perché mi sono messo degli switch anche per fare il cambio vario, tipo fend e così Mamma via. Mia, che professional che sei! Sì, qua non vedo più il particle, però continuo a andare su. Neanch'io non lo vedevo più, comunque. Forse perché bisogna stare un po' sotto, Gasper. Ah, ok, poi se non lo vedi tu che osti...
No, no, bisogna stare un po' sotto. Preparati allo scambio, Gasp. Sì. Dai. Quanto Dai. Sei? 97. 98. 99. È finito il campo. 99. Basta. 100. È finito il campo. 100, 100. 100. Però è giusto, giusto. Oh, mi giro qua. Mi giro qua e ragazzi, col carro pieno possiamo dirgli del Sin Farm. Che guardiamo un po' anche carro sta... pieno, possiamo salutarci e ci vediamo al prossimo. No, no, no. Facciamo un bello scarico. Poi torniamo in campo con calma, ragazzi. Almeno facciamo un quarto d'ora di video. Ah, no, aspetta, ci dobbiamo divertire un po' anche noi in questa... in questa nuova disciplina della trinciatura. Poi è carino, alla fine. No, no, guarda, io pensavo molto peggio, pensavo che andasse molto più lento, che venisse fuori molto meno trinciato. Invece è una roba molto veramente da farma all'inizio, è giusta. Cioè, sì, ti dico, in caso non avessimo noleggiato il 6410 neanche il Kawaii, avremmo solo un carro, quindi... Sì, sì. No, avevo, va su bene la percentuale, sono già al 10%, che sono praticamente andato sotto adesso, quindi... Quello che mi frega un po' è il poco raggio di sterzata del JCB, ma ce la dovremmo fare. Comunque... sì, ho notato che è un po'... Comunque, io voglio ricordarvi, ragazzi, non lo dico mai, ma a parte di mettere like, che aiuta veramente tanto il canale, perché si crea una sorta di coinvolgimento maggiore, di conseguenza il video viene più visto, ma anche vi ricordo di attivare la campanella. È una cosa che dovrei dire all'inizio, quando ho i maggiori minuti di attenzione, ma non mi sono ricordato e non è una cosa che mi freme dirla. Però ragazzi, attivate la campanella, perché YouTube ultimamente coi feed è veramente disastroso a dir poco. E quindi almeno rimaniamo un po' più in contatto con sta benedetta campanella. Anche in questo video Gasp ha parlato poco, ma... No dai, non è vero. Dai. No, lo dico per pararmi un po' il fondo schiena, in modo tale che quando commenteranno: ah, Gasper non ha parlato, capito? Sì, che tanto hanno detto che anche Siri ha parlato troppo l'altra volta, eh. Sì, 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 infatti. Allora, per cui scarichiamo. Dobbiamo stenderlo un po', ragazzi, perché non avendo pala né niente, lo stendiamo un pochino, no? Beh, poi la possiamo attaccare al Lamborghini. Cosa? La pala, dopo. Sì? Si può fare? Perfetto, qua chiudiamo e andiamo a trovare i ragazzuoli là. Aspetta che ti faccio venire un po' più sotto, Samuele. A che percentuale sei te? Sono al 50%. Ah beh, allora in teoria con gli scambi dovremmo farcela abbastanza bene. Sì, non so dov'è la trincea poi, eh. Allora tu entri in farm, no? Dal ponte, sì, in cui siamo usciti. Quando arrivi tra le vacche e le pecore, cioè dopo lo spandiconcime, ok? Sì. Giri a destra e vai su per quella salita là e trovi una seconda area della farm che appunto trovi anche la trincea. Guardiamo sempre, ragazzi, per evitare di fare incidenti. Beh, siamo quasi a metà campo. E via. In teoria penso che 100.000 litri dovremmo riuscire a farle. Dovremmo. Non lo so, non lo so. Comunque sono già al 70%. Va bene, dai. Ragazzi, vi annuncio già che nel prossimo episodio faremo fine agione. E vi lascio in alto a destra un sondaggio in cui vi chiedo: compriamo il 6410, perché è un trattorino che mi piace e ci serve un altro 100 cavalli, magari per un voltafieno, per un qualcosa, e quindi ve lo chiedo, insomma, in alto a destra. E comunque, ragazzi, nel prossimo episodio fienagione, perché ci serve sia fieno che erba. Sì. O se no, Giuliano, potevamo l'insilato, potevamo fare il fasciato, sai che bello. E con la Huawei? Con la Huawei? No! Con cosa? Con la Huawei! Che sarebbe quella macchina che gli butti dentro il trinciato e ti butta fuori le balle? Ma no! Sai, le balle proprio con il fieno e poi le facciamo col fasciatore. Io, ragazzi, da un sondaggio recente mi avevate detto: fai un po' alternato e non prettamente dentro o fuori, però io quando ho il volante e un bel trattorino come interni preferisco utilizzare l'interno. Poi, ragazzi, rende il tutto un po' più realistico. 97? Mm-hmm. Preparati a partire. Samuele siamo... è stato preso dalla fuga del... Oddio, un altro carro! Dai, dai, dai!
C'è l'AD 90-100. Boom, vado io. È un po' di poca ripresa, questo. Noto, noto. Però comunque non ci lamentiamo. No, bello, bello, una bella accoppiata. Col Kaweco. Ci sta, ci sta. Devo fare lato scarico portello cereali, giusto? Certo, certo. No, stendila vicino alla mia. Sì, devo trovare la trincea, poi. Guarda, guarda tutte le Lada che ci sono e i Liaz qua. Guarda ragazzi, però guarda che è bello simulativo stare all'interno però. Sì, poi non è, beh insomma, non è fatto benissimo all'interno del JCB, un po' spoglio però. Sì, 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 quello è vero. Parte bene. Che mi sa che è proprio fatto così. Samuele, arriviamo qua in fondo, io mi fermo, andiamo a vedere Gasper cosa combina. Perché sto cercando la trincea. Combina allora, disastri. Io sono entrato in farm, ecco. Vado dritto. No, vieni qua a sinistra. Ah sì, già qui, cioè nel senso, così veloce. Sì, sì, ho bruciato le solette. Ah, okay. Solette di Shoal, ovviamente. Che tra l'altro, a proposito di solette, non sai che io ho praticamente quel motorino tipo Ciao, no? Sì. Il problema è che non vanno i freni. Dovrei tirare un pochino freno dietro, no? Uh-huh. E ho consumato tutte le... L'ho fatto con delle infradito l'altro giorno. Ho consumato tutta la suola per frenare. Ragazzi, allora, facciamo scaricare Gasp. Scarica qua di fianco. Stendi un po', capito? Sì. E dopo lo compattiamo. Ok. Ragazzi, anch'io comunque ho un Moto Guzzi Dingo 50, un cinquantino piccolino. E anche tu consumi l'infradito? No, ho consumato le ciabattine, sai quelle con i fori? Sì, sì. Quelle sì. Forate, diciamo, sulla sopra, sul dorso. Sì, sì, quelle sì, lì sì, le ho sì. Consumate, perché le marce devi fare, no? Prima, poi e schiacci giù come a dare un pestone a qualcosa. Ma c'ha le marce. Marce, ragazzi. Mio variatore, cioè. Ma dai, ma no. Piccolino. Vabbè. Un ciao. Comunque, con questo bellissimo Gasp. Vabbè, con questo bellissimo Lamborghini. Che ce ne va? Io vi faccio salutare anche da Samuele. Che non saluta tu. Niente Samuele, niente saluto, se lo perde. Amu, ci saluti. No, guarda, è maleducato. Ecco. Poi vi faccio salutare anche da Gasp. Ciao a tutti ragazzi. Un saluto anche da me e noi ci vediamo nel prossimo video.